Buonasera cari amici, bentrovati a Metropolis, puntata del lunedì. Oggi nella prima parte dedicata ai temi che riguardano il fisco, le scadenze fiscali, parleremo di acconti, IMU, ristori, dichiarazione dei redditi e lo facciamo con la nostra esperta Mariangela Conti, CAF CISL della Lombardia. Mariangela, buona serata. Buonasera a tutti. Ecco, come sempre io vi ricordo in questa prima parte, chi vuole può telefonare oppure mettersi in contatto con noi con brevi messaggi attraverso WhatsApp. I temi sono appunto quelli delle dichiarazioni dei redditi, dell'IMU, degli acconti e del tema dei ristori. A questo proposito io volevo iniziare dicendo che secondo le notizie un po' riprese da tutta la stampa sono pronti i nuovi ristori, si parla di 8 miliardi di euro in arrivo, 4 decreti legge in totale sui ristori in poco più di un mese, l'ultimo approvato nella notte, complessivamente 18 miliardi di euro erogati. Il ristori quater prevede tra l'altro il rinvio a primavera delle scadenze fiscali, esteso imprese e partite IVA che hanno subito cali di fatturato di almeno il 33% nel primo semestre rispetto allo stesso periodo del 2019. Il ristori quater aggiunge anche 31 codici Ateco. Ci sono poi indennità per i lavoratori del turismo, dello spettacolo e dello sport. C'è un fondo di 350 milioni per le fiere e i congressi, 62 milioni a polizie e vigili del fuoco, 250 milioni alle regioni, 10 milioni per i trasporti dei bus turistici. Dunque, con Mariangela Conti partiamo proprio dai ristori. Ci puoi dare qualche ragguaglio su quelle che sono state un po' le ultime novità? Sì, anche noi ci attendavamo una risposta in merito alla scadenza che ormai tutti i nostri contribuenti o anche tutti in generale contribuenti conoscono, che è ormai oggetto di tutti, che è il 30 novembre. Infatti è una data che tutti conoscono perché è quella principale dove si chiude praticamente la partita per gli acconti 2020 da versare quindi per l'anno successivo. Si attendeva appunto una risposta da questo ristori quater per vedere se c'era la possibilità proprio di prorogare questa scadenza prevista oggi. Infatti c'è stata una proroga al 10 dicembre per il pagamento di acconti IRPEF, cedolare secca, IRAP e quant'altro, però solo per i soggetti esercenti attività di impresa o professionisti. Infatti questa proroga non vale per i nostri tipici contribuenti che sono i pensionati e i lavoratori dipendenti, per i quali praticamente oggi il giorno 30 rappresenta comunque la scadenza ufficiale e quindi se non hanno provveduto al pagamento entro oggi di quanto dovuto con l'F24 devono da domani provvedere al versamento con il ravvedimento operoso, quindi applicando sanzioni e interesse. Questa proroga è concessa in misura più larga, come ricordavi anche tu, per le imprese che hanno avuto un fatturato non superiore a 50 milioni nel 2019 e hanno avuto un calo del fatturato del 33% nei primi mesi di quest'anno dovuti proprio al Covid, hanno praticamente la proroga di questi acconti al 30 aprile 2021. Lo stesso per quanto riguarda tutte le imprese che erano nell'elenco restrittivo del DCPM del 3 novembre e che erano nelle zone rosse e per quanto riguarda praticamente anche i ristoranti nella zona arancione. Quindi un po' di ossigeno. C'è un po' di ossigeno per queste attività e quindi una proroga più avanti per il versamento.
Ascolta, intanto ci arrivano alcuni messaggi. Il primo: sono un estetista, ho una seconda casa al mare, devo pagare l'IMU sulla seconda casa e posso rateizzare una cartella esattoriale? Due quesiti. Allora, praticamente sì, l'IMU è dovuta sulla seconda casa che la contribuente ha presso questo comune, perché anche in questo caso la scadenza del 16 dicembre non è stata prorogata, per cui di fatto tutti i contribuenti sono tenuti al pagamento. Ricordiamo che non si paga solo sulla prima casa, a meno che la prima casa non è di lusso. Nel suo caso specifico, quindi deve comunque versarla. È stata cancellata perché si sente anche sulla stampa, non è dovuta l'IMU, abolita l'IMU, ma è la rata di dicembre solo per i contribuenti che posseggono gli immobili in cui come titolari svolgono anche l'attività di impresa. Quindi nel caso della nostra contribuente no. Per quanto riguarda le cartelle esattoriali, anche lì dovrebbe essere prevista una proroga fino al 1° di marzo. Deve verificare con chi le sta seguendo questa pratica, penso il commercialista, se rientra in queste casistiche, quindi può rimandare eventualmente il pagamento. Stanno anche pensando eventualmente di fare il pagamento solo dell'imposta, però è ancora tutto un divenire, quindi abbattere certo. Sanzioni e interesse, però ad oggi questo non è ancora stato deliberato. Altro quesito: mi sono dimenticato di effettuare la dichiarazione dei redditi dello scorso anno, cosa posso fare? Allora, se proprio non ha presentato niente, purtroppo la dichiarazione è omessa, per cui di fatto non può regolarizzare la dichiarazione. Non c'è un rimedio tardivo? In questo caso no, perché sono passati 90 giorni, per cui di fatto la dichiarazione è omessa e se è a debito comunque lui la può presentare, ma paga le imposte senza sconti al 100%, come se glieli accertasse l'Agenzia delle Entrate. Se fosse a credito è lo stesso discorso, in questo caso potrebbe in alcuni casi, se ci sono i presupposti, fare un'istanza di rimborso, ma la dichiarazione non la può più presentare. Non si può più presentare. Una cosa sì. Che è stata prorogata anche la presentazione della dichiarazione dei redditi, quindi dal 30 che scadeva oggi, giusto per ricordare che ci sono tante scadenze, al 30 scadeva anche la dichiarazione dei modelli redditi. L'anno scorso era il 30 di settembre, quest'anno era stata programmata per il 30 di novembre, praticamente adesso è stata spostata al 10 di dicembre. E legandomi alla domanda che ha fatto questo contribuente, dal 10 dicembre praticamente scattano i 90 giorni, per cui un contribuente può presentare comunque la dichiarazione tardiva. Oltre questi 90 giorni, come nel caso suo, omessa. Altro quesito, ho due figli all'estero, uno negli Stati Uniti, l'altra in Germania. Come devo comportarmi? Allora, bisogna vedere se loro comunque sono iscritti all'AIRE e risultano residenti all'estero. Se così fosse, sono da più di 182 giorni che sono all'estero, di fatto dichiarano esclusivamente nel paese estero, quindi Stati Dove Uniti lavorano. E Germania. Se invece non ci fosse questo requisito, allora sono obbligati comunque a dichiarare in Italia i propri redditi con modello redditi, questo che è stato prorogato fino al 10 di quindi fino, dicembre. Quindi fino ai 180 giorni, cioè diciamo entro i 6 mesi, bisogna, anche se si vive all'estero, bisogna comunque sottostare a quella che è la legge italiana. Sì, se non hanno spostato appunto la residenza definitiva, sono ancora residenti in Italia di fatto o da meno di 182 giorni. Ci chiedono anche come funziona il cashback. Allora, questo non lo so. Questo è un meccanismo un po' complicato. Sì, è un po' complicato.
Comunque dovrebbe essere in sintesi la possibilità di avere un vantaggio dal pagamento attraverso strumenti elettronici. Sì, allora diciamo che anche qui faranno la sperimentazione per questo mese di dicembre, nel senso che bisogna prima, diciamo che è complicata perché devo avere prima di cosa uno SPID. Senza lo SPID non posso attivare l'app dove fare i Apposita. versamenti. Praticamente posso avere un massimo di 150 euro in questo mese di dicembre, però i pagamenti non cioè vengono considerati 10 pagamenti. Per avere tutto il bonus di 1500 euro devo avere ogni spesa almeno di 150 euro. E poi non vale comunque il pagamento online, che è quello che comunque utilizzano più velocemente le persone in questo periodo, perché di fatto, essendo a casa, si utilizza molto il pagamento online, che non rientra in questa possibilità. Dall'anno prossimo, dal 1 gennaio, non sarà più probabilmente in fase di sperimentazione, e quindi si potrà poi, sempre con queste misure, usufruire, e forse mettono il tetto a 3.000 euro. Senti, c'è anche una curiosità, perché uno ci scrive: ero intenzionato a chiedere un bonus vacanze, ma se per il periodo Natale-Capodanno non si potrà andare in vacanza, come si farà a chiedere il bonus? Credo che la risposta sia abbastanza ovvia. Se lo diciamo che se ha tutti i requisiti dell'ISE può comunque chiedere il bonus, anche perché non scade adesso con le vacanze di Natale, quindi probabilmente se si riuscirà si utilizzerà in qualche altro periodo più avanti. Quindi se ha tutti i requisiti può già con l'ISE di quest'anno richiederla. Ah, questo indipendentemente poi da quando potrà essere il periodo. Ecco, altra domanda che si collega fra l'altro a quello che tu hai detto poco fa, cioè un telespettatore ci dice: per ottenere lo SPID sto avendo difficoltà enormi perché via online non riesco, ogni volta succede qualcosa per cui mi si interrompe il collegamento. Che cosa posso fare? C'è qualche posto dove poter andare per ottenere lo SPID? Allora, diciamo che anche qui ci sono vari, chiamiamoli, gestori che danno questo servizio, sono quasi tutti comunque gratuiti. Bisogna però prenotarsi online. Abbiamo visto anche noi che molto spesso sono proprio i siti che sono bloccati, perché tante persone, visto queste scadenze sempre imminenti, questa che si diceva prima che parte il 1 di dicembre, altre cose, per avere lo SPID intasano. Quindi bisogna riprovare, poi avere un po' di pazienza, che poi il gestore che si è scelto, comunque una mail di conferma viene, poi comunque bisogna sempre andare di persona per chiudere di solito la pratica, per avere l'altro pezzo. Ecco, ma si può anche recarsi direttamente presso un ufficio postale, se non erro? Allora, loro vogliono sempre l'appuntamento online, quindi si fa il primo pezzo online e dopo si fissa praticamente l'appuntamento e si va a finire la procedura per poter avere lo SPID. In questo caso sono sempre in due step. Quindi in questo caso nel sito di Poste Italiane, immagino. Sì, ok. Quindi bisogna seguire... Sì. Ecco, ma questo te lo chiedo io. Il problema dello SPID, cioè praticamente esiste una data limite entro il quale tutti dovranno avere lo SPID? Allora, no, perché non è stata, diciamo, fissata, nel senso che non è possibile fare nuovi codici d'accesso all'INPS piuttosto che all'Agenzia delle Entrate nuovi se non con lo SPID, mentre chi ha già il codice che utilizzava prima, fino a che lo rinnova, teoricamente va avanti. Poi verrà fissato con un decreto la data stop ufficiale per tutto. E naturalmente bisognerà appurare che un numero consistente di italiani sia dotato già di questo nuovo codice, insomma. Infatti, fanno un periodo di transizione proprio per valutare questa partita. Bene, senti, tra le varie cose dovevamo parlare anche dell'IMU.
Vogliamo sottolineare un attimo la scadenza, dunque abbiamo detto 16 dicembre, quindi c'è Sì, ancora abbiamo, qualche sì. giorno. Abbiamo detto che anzi per noi inizia adesso il momento di distribuzione dei saldi, per cui è un'attività frenetica di questi 15 giorni. Ma una delle novità che può interessare è che praticamente quest'anno ci si è accorti tutti, praticamente l'IMU e la TASI sono state conglobate, nel senso che è stata eliminata la TASI. Però i comuni avevano tempo fino al 31 ottobre per deliberare le nuove aliquote. È stata concessa anche in questo caso la proroga fino al 31 dicembre per consentire ai comuni che non l'hanno ancora fatto di deliberare. Questo vuol dire che tutti comunque i cittadini devono pagare l'IMU entro il 16. Poi se il comune delibera entro il 31 gennaio nuove aliquote per il 2020, quindi l'anno in corso, dovrà essere versato a conguaglio la differenza, o se uno ha versato di più chiederà al comune il rimborso. Quindi è una cosa un po' eccezionale, un po' particolare. Dovremmo avere una chiamata. Pronto? Buonasera. Prego. Buonasera, mi chiamo Cimino di Scardos. Sì, prego. Io ho 35 anni, 36 anni di contributi, mi trovo disoccupato. Meu último ISEE è stato 10.000 euro. Sto prendendo a NASP, mi mancano 3 rata da 500 euro. C'ho diritto a qualcosa? Quindi sta prendendo l'ASPI, che appunto è per i Ne disoccupati, mancano 3. ne mancano Però tre. vedo parlare intanto bonus, miliardi di qui, miliardi di lì. C'ho diritto a qualcosa? Fora a NASP, che è 500 euro, c'ho 36 anni quasi di contributi pagati entro Brasile e Italia. Ho capito. Ecco, questo sarebbe riservato quando noi abbiamo l'angolo, il nostro spazio dedicato alle pensioni. Io chiedo alla Mariangela, se c'è comunque un qualche possibilità, l'ASPI si parla appunto di, grazie della chiamata, di chi è disoccupato, dice ne mancano ancora tre, se c'è una, a tuo avviso, una qualche possibilità di intervento. Allora, bisogna vedere alla fine quando lui ha finito praticamente di prendere la NASPI, se non ha diritto col collega eventualmente del patronato ad altri sussidi in base all'età, in base a quello che ha versato. A livello fiscale dipende tutto dall'ISEE della famiglia. Quindi se ha diritto, non so, a reddito di cittadinanza piuttosto che ai bonus, eccetera, bisogna appunto verificare l'ISEE che ha. Quindi verificare Quindi nel la suo situazione caso, personale presso un CAF. peggiorando eventualmente la sua situazione, può anche fare eventualmente un ISEE corrente che magari gli può dare diritto a qualcosa che adesso non prende. Ok, abbiamo un altro messaggio, si riferisce al discorso SPID di prima e chiede: le persone molto anziane sono obbligate? Come si fa ad andare in posta se non riesco neanche a uscire di casa? Grazie. Eh sì, anche in questo caso sì, bisogna vedere se c'è la possibilità di delegare un familiare che gestisce il tutto. Tutto. Quindi di solito dovrebbe essere consentito. Diciamo che però dalle telefonate e dai messaggi che abbiamo già ricevuti, la questione SPID forse, diciamo così, non è stata organizzata benissimo, perché in un paese anziano come l'Italia effettivamente ottenere lo SPID in molti casi è estremamente complicato. Infatti, anche per noi che siamo del lavoro, ci serve per tante cose e non è così immediato. Si poteva forse scegliere qualche altro canale. Bene, io ringrazio tantissimo Mariangela Conti, CAF CISL della Lombardia. Grazie Grazie Mariangela e a voi. appuntamento tra qualche nostra trasmissione. Va bene, grazie Grazie. mille, buonasera a Buona tutti. serata. Adesso c'è la pubblicità, una fascia pubblicitaria e poi ci occupiamo di problemi condominiali. Eccoci, seconda parte di Metropolis dedicata ai temi condominiali, quindi ci può contattare chi ha problemi di condominio. È qui con noi il nostro amico Fabrizio Visca, amministratore di condominio. Fabrizio, buonasera. Buonasera, buonasera a tutti.
Dunque, tra i temi molto gettonati c'è il famoso bonus del 110% che spessissimo ci è richiesto, delucidazioni ci sono richieste dai nostri telespettatori. Ebbene, c'è una novità di poche ore fa, cioè è stata chiesta a livello di emendamento alla legge una proroga del bonus al 110%, proroga che dovrebbe arrivare a tutto il 2023. Dunque, siccome spesso ci hanno chiesto, ma bisogna correre questo super bonus, va richiesto subito. Insomma, pare che il legislatore voglia mettere una certa tranquillità, perché se così fosse, c'è tempo fino alla fine del 2023, giusto? Sì, è corretto, è stato fatto proprio una cosa di pochi giorni fa, di queste ore, che la maggioranza di governo ha richiesto proprio questo emendamento, visto il perdurare dello stato di pandemia e quindi con tutte le difficoltà del caso, in questo emendamento è previsto anche la proroga per questo bonus del 110%. Che appunto terminerà poi nel 2023, almeno questo è il primo indirizzo da parte della maggioranza. Poi magari più ci si avvicinerà al 2023, magari verrà comunque prorogato, perché sicuramente è uno degli strumenti di maggior rilancio per quanto riguarda le attività sia delle famiglie, delle imprese che insomma dell'economia. Quindi questo è l'indirizzo attuale della maggioranza di governo. Quindi ci lascia un pochino di respiro, nel senso che comunque chi è intenzionato ad avanzare domanda, insomma, ha tempo per farlo. Dovremmo avere una chiamata. Pronto? Buonasera. Prego, Pronto? Sì, buonasera, sono Massimo, chiamo da Milano. signor Massimo, l'ascoltiamo. Ecco, ma una gentilezza, scusate, a me questa storia del 110% mi sembra tutta una bufala. Noi abbiamo avuto una riunione condominiale non meno di 20 giorni fa. Ma adesso, signori, parliamoci terra a terra. Gli italiani non sono stupidi, ma chi è quell'impresa che si sobbarca un impegno del genere, pari al 110%? Allora, se non ha crediti verso lo Stato, non lo farà mai, perché significa che deve andare a scontare questi soldi. Non è che lui prende i soldi, lui sconta sulle tasse che dovrà dare andando avanti così. Secondo punto, non è oro tutto quello che luccica, perché poi vanno a vedere. Ci vuole la bellezza di 90 fogli di pratiche così che fanno così. E ogni denominazione ha uno sconto. Signori, io penso che questi qui del governo pensano che noi abbiamo l'anello al naso, che ci possono prendere in giro come vogliono. Vi do io una notizia, l'ultima. Hanno pensato bene però di alleggerire le tredicesime. Sì. Allora, se è anticostituzionale per quanto riguarda i politici che gli tirano via i soldi, non che cosa è? Guardi, sono di un arrabbiato con questa gente qui che lei non ha in idea. Questa è gente che non ha mai lavorato, signori, parliamoci chiaramente, fanno tante chiacchiere, tante cose, danno tanto fumo, quello che dite voi alla televisione, ma non è colpa vostra, attenzione. A voi la girano così, quando va dentro nello specifico, nella notizia, è completamente tutto diverso. Però hanno pensato bene che per le tredicesime hanno detto una cosa leggerissima e così intanto al mio paese li chiamano rapine a mano armata, al mio paese, non so come loro le chiamano. È come dire, io ti vengo a pescare sui tuoi soldi, con che diritto, mi perdoni? Un Certo. conto che io ho il consenso, un conto che tu vieni a prelevarmi senza dirmi niente. A me mi sembra una presa in giro e torno a ripetere, questi sono convinti che gli italiani non hanno nemmeno. Signori, la gente sta scoppiando, prima o poi li vanno a prendere e quando li vanno a prendere sono dolori. Va bene. Va bene, arrivederci. Grazie della sua chiamata. Dunque, allora il signore poi naturalmente ha tirato in ballo anche il tema tredicesime. Noi naturalmente con Fabrizio Visca ci possiamo occupare di temi condominiali e dunque il bonus del 110%, sul quale il signor Massimo aveva molti, molti dubbi, perché appunto dice: ma qual è l'impresa che effettua i lavori per poi limitarsi ad avere uno sconto sulle tasse pagate? Noi abbiamo spiegato però che ci sono anche altre possibilità, cioè può esserci un soggetto intermedio, ad esempio una banca, che avanza i soldi all'impresa che lavora e poi sarà la banca che riscuoterà dallo Stato. Dico male?
Sì, perché allora bisogna pensare a questo, nel senso che al di là di tutto la possibilità di fare il 110% non prevede solo quello che è il credito fiscale o comunque la vendita del credito fiscale all'impresa. Avevamo detto anche più volte che c'è anche la possibilità di quello che si chiama sconto in fattura, no? Quindi che cosa vuol dire? Vuol dire che eventualmente, soprattutto se si trova un'impresa che ha delle solide basi finanziarie, ovviamente, perché se prendiamo l'impresa diciamo mono di una sola persona, un'impresa artigianale del Certo, posto, no. molto probabilmente non ha le capacità finanziarie per poter sopportare una roba del genere. Beh, anche perché, ripeto, il lavoro di rifare la facciata è, soprattutto con la coibentazione, è un lavoro importante a livello economico, no? Certo. Quindi l'impresetta medio-piccola artigianale è ovvio che non lo può fare, ma le imprese grosse che sono strutturate, quindi magari anche delle multinazionali piuttosto che delle grosse società, possono anche applicare quello che è lo sconto in fattura. Non per forza si deve fare la cessione del credito. La cessione del credito poi allora non è che l'impresa poi prende i soldi dallo Stato in 10 anni. L'impresa lo deve liquidare questo credito d'imposta, quindi deve andare dall'istituto di credito o dagli istituti finanziari che gli daranno questa parte di liquidità. Quindi l'impresa di fatto i soldi li prende. Sarà poi la banca che andrà eventualmente a recuperare il tutto con degli sgravi fiscali. Questo sì, ma non è l'impresa, perché sennò giustamente, come diceva il telespettatore, ogni impresa fallirebbe. Certo. Abbiamo un'altra Questo. chiamata. Pronto? Buonasera. Sì, Pronto? prego. È in linea, può fare la sua domanda. Sono Antonio D'Alecco. Sì. È un'informazione su problemi condominiali. Prego. Dove abito io, una palazzina di 3 piani, ho sotto un signore che ha fatto uno sfiato per i vapori di cucina. Sì. E proprio sotto le mie finestre, che mia moglie è abituata a dare aria, specialmente d'estate che stiamo con le finestre aperte, tutti i vapori e tutti gli odori di cucina di questo qui vengono direttamente in camera nostra. È normale questa cosa o c'è qualcosa che ha fatto di abusivo? Ma questo sfiato è stato fatto, diciamo, a A livello. muro, in facciata, è Sì. uno sfiato in facciata. Ma voglio dire, ha chiesto il permesso al condominio? No, 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 questo qui no, no. Aveva chiesto un permesso, no, no, non ha chiesto permesso questo qui, per fare questa roba qui, l'ha fatto e basta. L'ha fatto e basta. Va bene, cerchiamo di rispondere. Grazie del quesito. Allora, Fabrizio, qui è un tema di vapori. Qualcuno che ha realizzato, chi abita nell'appartamento di sotto del signor Antonio di Lecco, ha fatto questo sfiato per i vapori che fuoriescono dalla cucina. E lui dice: questi vapori poi mi arrivano a me che abito nell'appartamento di sopra. Certo. È tutto lecito? Ci voleva qualche permesso particolare? Doveva essere approvato in sede di assemblea condominiale oppure no? No, allora, io adesso credo di aver intuito gli scarichi, intende quelli che sono. Bisogna capire se si tratta di uno scarico per quanto riguarda l'impianto termico o se riguarda lo scarico, non so, la cappa della cucina. Ecco, mi sembra di aver capito che è roba di cappa della cucina, per tirare via proprio anche gli odori prodotti in cucina. Allora, io credo che siano due cose ovviamente completamente diverse. Perché è chiaro che, ad esempio, gli scarichi degli impianti termici si sa che devono essere, soprattutto per impianti installati successivamente ad una certa data, devono andare fino a oltre il colmo del tetto, no? Quindi diventa pericoloso e diventa anche controproducente l'installazione a parete. In Certo. questo caso qui, se si tratta della cappa. Io trovo cioè credo che comunque ci debba essere una parte di canna fumaria che possa permettere lo sfiato di questi. Quindi bisogna capire se tecnicamente questo signore l'ha fatto a modo suo, quindi senza le dovute autorizzazioni, ma non tanto del condominio. In questo caso si ricade anche in autorizzazioni eventualmente di regolamenti comunali piuttosto che di regolamenti territoriali. Quindi intanto bisogna capire questo, perché ovviamente è inutile dirlo. Uno scarico a parete non rientra proprio nei canoni migliori, Certo. diciamo, no? E quindi bisogna capire tutto, se è stata un'iniziativa del singolo e quindi bisogna fare in modo di cambiare lo sfiato, oppure c'è dietro
una motivazione tecnica, bisogna cercare di capire, magari con anche le autorità hanno optato per questa soluzione perché non c'erano altre soluzioni. Ecco, così diventa un po' difficile cercare di capire il problema. Lì potrebbe essere il rivolgersi all'amministratore affinché l'amministratore riesca a capire se il lavoro è stato fatto con gli adeguati permessi. Sì, bisogna vedere, capire tecnicamente se era possibile fare questo e se era lecito installare o comunque andare a scaricare in questo modo. Abbiamo un'altra chiamata, pronto? Buonasera. Pronto? Prego, l'ascoltiamo. Sì, ma io sento male. No, la sentiamo. Io mi chiamo Nicola e telefono da Milano. Prego, signor Nicola, la sentiamo bene, ci dica, faccia la domanda. Senta, io abito in un condominio di 4 piani. Sì. Loro vogliono installare nel cortile condominiale un ascensore, ma per fare questo hanno bisogno di chiudere tutti e 5 finestroni che danno luce e aria alle scale. Per la sola aria vogliono fare una grata di 50 centimetri. Sì. Questo qua, non mi il trombo delle scale, una volta fatto così che è tutto chiuso, non mi diventa un tiraggio del cammino? Certo. Quindi lei, diciamo... Non è pericoloso? Ma lei si oppone alla realizzazione dell'ascensore o che sia fatto con queste modalità? Non la sento bene. Cioè, lei è d'accordo alla realizzazione dell'ascensore oppure no? No. Ah, perfetto. Sono solo 3 che vogliono l'ascensore. Gli altri, qualcuno può anche acconsentire, ma gli altri non lo vogliono. Ma quindi quanti siete che non lo volete? 3 sono favorevoli. Sì. E minimo 5 sono contrari per il momento. Ok. Altri 2 sono astenuti. 2 astenuti. Va bene, cerchiamo di rispondere. Grazie della chiamata. Fabrizio, qui c'è il problema di alcuni che vogliono realizzare l'ascensore. Per farlo però vengono oscurate praticamente tutte le finestre che danno sulle scale e vengono fatte ovviamente altre modifiche. Per la realizzazione di un ascensore, immagino, non so, quale maggioranza ci vuole? Si parla di millesimi, si parla di metri quadrati, di che cosa? Ma allora, intanto bisogna chiarire il fatto che siamo all'interno di un condominio dove l'ascensore non esisteva prima. Quindi è un'installazione nuova, ex novo, come si suol dire. Sì. Quindi dove non c'è prima viene installato questo ascensore. In tema di innovazioni, soprattutto all'interno degli ascensori, che potrebbe anche rientrare in quello che è il problema delle barriere architettoniche, eccetera, eccetera, l'installazione, quindi si chiama innovazione, questa innovazione può anche essere, soprattutto in termini di ascensori, che è una casistica proprio accademica, può essere la spesa di installazione e quindi successivamente anche quella di manutenzione, può essere sostenuta anche solo da quelle persone che poi effettivamente utilizzeranno l'ascensore. Quindi che cosa vuol dire? Se queste 3 persone vogliono l'ascensore, possono installare a proprie spese questa innovazione e gli altri che non lo utilizzeranno non sono tenuti a collaborare o comunque a partecipare alla spesa di installazione e manutenzione. Parteciperanno nel momento in cui successivamente vorranno usufruire dell'impianto. Il fatto che vada ad oscurare delle finestre, allora teniamo presente che ovviamente da qualche parte deve passare l'ascensore. È vero che va ad oscurare delle finestre, però io credo che intanto l'importante è che non venga inficiato quello che è la stabilità dell'edificio e soprattutto ci sarà poi un progetto tecnico che dirà se c'è la possibilità tecnica e quindi è possibile effettivamente installare all'interno di quel condominio un ascensore oppure no. Quindi il passo è un po' lungo, cioè bisogna capire intanto se tecnicamente si può installare perché la struttura del condominio lo permette. Certo. E una volta appurato questo, ripeto, e se trattandosi di un'innovazione, partecipa alla spesa di installazione solo chi poi effettivamente utilizzerà l'impianto. Ecco, quindi c'è anche questa soluzione, è bene che naturalmente anche il nostro telespettatore lo sappia. Va bene, siamo giunti in conclusione, ringrazio tantissimo Fabrizio Visca, amministratore di condominio, che come sempre... Il passo è un po' lungo, cioè bisogna capire intanto se tecnicamente si può installare perché la struttura del condominio lo permette. Certo. E una volta appurato questo, ripeto, e se trattandosi di un'innovazione, partecipa alla spesa di installazione solo chi poi effettivamente utilizzerà l'impianto.
Ecco, quindi c'è anche questa soluzione, è bene che naturalmente anche il nostro telespettatore lo sappia. Va bene, siamo giunti in conclusione, ringrazio tantissimo Fabrizio Visca, amministratore di condominio, che come sempre è qui con noi il lunedì. Grazie Fabrizio, buona serata. Grazie a voi, buona settimana a tutti. Vi ricordo tra poco l'appuntamento con lo sport, anteprima al Nova Stadio con Michele Marchetti e poi questa sera 20:30 Linea d'Ombra, Adriana Santacroce, Jacopo Casoni sui temi che riguardano il Covid, i ristori, la crisi economica del commercio e di molti locali. È tutto, buon proseguimento, buona serata.